Bravo, Marco, se il numero di follower cresce in fretta. Quanti di loro ci danno accesso ai propri computer? Tutti quanti, è questo il punto. Abbiamo più potenza di calcolo. Abbiamo una rete di computer che ci rende più forti. Stiamo creando un nostro cloud gigante. Ma la gente firma un contratto? Affido al DedSec il mio processore? Siamo chiari. Sanno prima di installare l'app che utilizzeremo la loro potenza di calcolo. Ma non tocchiamo i dati personali. Si fidano molto. La Silicon Valley ucciderebbe per entrare in quei PC. La raccolta di dati privati è alla base del loro successo. Ma noi non rubiamo quei dati, amico. Per questo la gente si unisce a noi. Per alzare la voce contro i tecnocrati. Ehi, Marcus! L'hai visto il trailer del nuovo film di Jimmy Siska? No, è uscito! Fammelo vedere! No, non su questo! Dobbiamo avere l'audio perfetto, uno schermo gigante e metterci comodi! Giusto! E silenzio! Tu l'hai già visto? Ma va, ti ho aspettato! Sei un grande, grazie! Ragazzi, ci guardiamo il trailer, quindi zitti! Silenzio! In un mondo in cui la tecnologia connette tutto... Non voglio giustizia, maledizione! Un uomo vaga per la superstrada informatica... in cerca di cybergiustizia. Voglio cybergiustizia. Una semplice riga di codice può distruggere ogni cosa. Sarà una cybertastrofe. Cyberdrive. Sparagli una raffica di codice, Chip. Jimmy Siska è... Scegliete, ragazzi. Seguitemi o morite. Devon von Devon! Dobbiamo portare al sicuro quegli A. Non sono hacker, Devon. Sono soltanto dei newbie. Ehi, la macchina parla! Questa non è la smart car della mamma. La prossima volta ci servirà un firewall migliore. Dai. Cyberdrive! Spacca il culo ai passeri! È l'auto che parla, ammettilo, Josh. L'auto è figa. Sapete che vi dico? Montiamo una nostra versione del trailer. E... quell'auto ci aiuterà a farlo. Davvero? Guadagneremo un botto di follower. Sì, prima io e Josh andiamo agli studios a prendere il copione. Così vediamo anche le altre perle che hanno sul DedSec. E cerchiamo la macchina. Ok, come procediamo? Pubblichiamo un proclama? No, che senso ha? Ci metterebbero una pezza. No, che ci provino. Tranquillo, cyberbimbo. I film sugli hacker vanno hackerati. HMP Studios. Vi riteniamo responsabili per lo schifo che è Cyberdriver. Passino gli stunt brutti e i dialoghi orrendi. Ma è un insulto all'intelligenza. E questo non lo perdoniamo. Sembra che vi serva una lezione su quello che sanno fare gli hacker. Visto che non avete studiato, ve lo insegneremo. Lanceremo l'operazione Hack and Run. Ecco cosa fanno i veri hacker. Siamo il DedSec. Credevate che sarebbe stato un bel film? Vabbè, certo, così brutto da essere bello. Avevate detto fico? Ho proprio detto fico? Ecco cosa sappiamo, Josh. Cyberdriver sarà un vero cyberflop da $1 milioni. So che cerchi di farmi arrabbiare con quella parola. No, non ci penso nemmeno. Mi offendi. Perché la Galilei ha lasciato insozzare il suo nome? Intendi cyberizzare? Continua pure. A me non sembra divertente. Non voglio mentire. Se quelle sono le scene che hanno scelto per il trailer, beh... il resto sarà una merda. E mi chiedo perché abbiano preso di mira il DedSec. Beh, Chicago è stata grossa. Vero. Comunque, tranquillo. Io e te percorreremo la via dell'informazione perché cybergiustizia sia fatta. Senti, Josh, io dico che ci divertiremo. E prometto di non dire più cyber... Ecco, da adesso il cybermondo non sarà più lo stesso.
Ed eccoci qui, Hook Motion Picture Studios. Ancora vista. Voglio farmi un selfie al posto di guida. Certo, sarà un bel ricordo per quando sarai senza la... Bene, ci sono. Ogni volta è la stessa trama. Pago il prezzo, gioco per un'oretta, mi rompo le palle perché mancano tutte le opzioni, passo ad altro e mi dimentico del gioco quando esce sul set. Dammi un gioco finito e se ne può parlare. Engine. Devi vi serve una... Abbiamo la descrizione. Attendo la conferma. Mandate delle auto, forse ha degli esplosivi. Bersaglio in zona, cercate bene. Che cosa? Qualcuno butti un occhio. Ricevuto. Non lo vedo. Vuoi dar giù la testa? Dove cazzo sono i rinforzi? Ah!
Ah, ci siamo. Wow, email non troppo segrete. Ci sono! Abbiamo l'intero copione di Cyber Driver. Sai dove è l'auto? Non credo sia qui. La troveremo. Sto uscendo ora. Gente, ho trovato un'email che dice che l'auto è stata appena consegnata, ma non dice né dove né quando. È un inizio. Credo di avere un piano B. Marcus, ho il contatto di un paparazzo che sa dov'è l'auto. Ti sta aspettando. Gli daremo quello che vuole da quel mucchio di mail. Si accontenta di questo. Bene. Hai il contatto di un paparazzo? C'è qualcuno che non conosci? Lo sai, io conosco tutti.